Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse «Effatà», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano e pieni di stupore dicevano «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Domenica scorsa Marco ci ha presentato quella diatriba su ciò che è puro e ciò che è impuro, al punto tale che il Signore Gesù, anche contro i suoi discepoli, i suoi apostoli, ha dovuto alzare la voce. Ma non vi rendete conto, non riuscite a capire che non è ciò che entra nell'uomo, nella persona umana, che lo rende puro o impuro, ma è ciò che è già dentro, nel suo cuore, nella sua mente. Per gli ebrei il cuore è il luogo della volontà, dove si prendono le decisioni, dove si stabilisce quello che si deve fare assolutamente. Quindi è dal cuore che escono, e lì c'è stato un elenco infinito, 12 cose negative che escono dal cuore dell'uomo. E Marco, che è discepolo di Pietro, scrive per la comunità cristiana di Roma e domenica scorsa si è premurato di giustificare cosa intendeva per purificazione. Gli ebrei, quando vanno al mercato e devono lavarsi accuratamente le mani, fino ai polsi, fino ai gomiti, devono lavare stoviglie, bicchieri, addirittura i letti. Perché? Perché potrebbero essere entrate in contatto con qualcuno, qualche persona pagana che è impura per natura, o qualche persona ebrea però che pratica un tipo di attività che li rende impuri, come i pubblicani, le prostitute, con la gente lì, insomma, magari senza accorgerti sei entrato a contatto con qualcuno di loro, quindi l'impurità esterna ha colpito te, devi lavarti. Ma basta, piattiamola lì. Queste sono pratiche di tradizioni umane, usi e costumi, ma il cuore della legge non è così. E il Signore Gesù allora, dopo aver discusso con gli scribi e i farisei venuti da Gerusalemme, dopo aver litigato all'interno del gruppo con i suoi apostoli, cosa fa? Tira su, va per conto suo, forse qualcuno non dei fedelissimi gli è andato dietro, è probabile, e va in territori pagani, dove doveva chissà che cosa accumulare un'impurità che non gli consentiva di muoversi, quasi paralizzarlo. E invece va tranquillamente a Tiro, a Sidone, poi scende e va al di là del lago di Tiberiade, nella zona cosiddetta Decapoli o delle 10 città, anche quello territorio pagano. E proprio a quel punto la gente che in qualche modo lo riconosce o ha sentito parlare di lui gli porta un sordo muto o quasi muto o balbuziente, ecco, che cercava di dire qualcosa ma non era in grado di farsi capire e di spiegare. Il Signore Gesù accoglie questa proposta che gli viene da qualcuno, ma li toglie dalla comunità, li toglie dal di mezzo all'assemblea o alla
come si dice, all'aggregarsi, a radunarsi di popolo che voleva vedere il miracolo, ma va in disparte, lo porta in disparte e compie quei gesti, sono tipici dell'Antico Testamento, li faceva Elia, li faceva Eliseo, mette le dita nelle orecchie e con la sua saliva tocca la lingua del muto, quasi muto, lì balbuziente. Sospira, innalza lo sguardo e invoca Effata, era la sua lingua, Gesù parlava aramaico, come i suoi discepoli parlavano aramaico più che ebraico al suo tempo. Effata, apriti! Gli si aprono gli orecchi, gli si scioglie il nodo della lingua e può parlare correttamente. Ma cosa avrà voluto dire il Signore Gesù con questo miracolo? Cosa avrà voluto dire? Marco ce lo propone, Anzi, Marco scrive per una comunità cristiana di Roma e soprattutto per gente catecumena, gente o che stava preparandosi al battesimo o che aveva appena ricevuto il battesimo e quindi aveva bisogno di catechesi, di formazione spirituale dentro di sé. E oltre a cambiare mentalità circa le cose pure e impure, qui c'è di mezzo qualcosa che è rimasto legato ancora al rito del battesimo. Lo sapete, avete partecipato a qualche battesimo? Al termine del rito c'è il rito anche cosiddetto dell'Effatà. Poi c'è quello della candela, della vestina bianca, così, ma c'è il rito dell'Effatà nel quale il sacerdote sollecita quasi i tempi, arrivino presto i tempi in cui ti si scioglie la lingua, ti si aprono gli orecchi per ascoltare la parola di Dio e ti si sciolga la lingua della paura, della vergogna, del rispetto umano per dire quello che hai udito e capito della parola. Oh, chi vuol seguire il Signore Gesù deve passare attraverso questo, E ripassiamoci anche noi, anche se l'abbiamo già avuto nel nostro battesimo, ripassiamo attraverso, almeno in senso un po' immaginario, metaforico, attraverso questo gesto dell'Effatà. Il Signore ci rimetta le sue dita nelle orecchie e ci aiuti a recuperare l'udito, quello che ci connette alla sua parola, non alle tante parole che ci bombardano da ogni dove ancora oggi, e sciolga anche la nostra lingua, la renda capace di ribadire o di testimoniare quello che attraverso le nostre orecchie è entrato nel cuore dell'uomo ed è la parola di Dio che porta dentro il nostro cuore non impurità, ma purezza, trasparenza, sincerità, che sono tutte in opposizione alle 12 voci che ricordava domenica scorsa ancora Matteo, perché è al di dentro dell'uomo che escono le cose cattive, e le elencava. Invece ricevendo la parola del Signore, ricevendo la sua benedizione, ricevendo la sua presenza dentro di noi, noi accogliamo ed alberghiamo nel nostro cuore cose soltanto positive, perché è da lì che escono le intenzioni, gli atteggiamenti e i comportamenti. È da lì, secondo la mentalità semitica ebraica di allora. È una novità questa, no, neanche ai tempi del Signore Gesù, perché abbiamo sentito la prima lettura in cui un profeta che si fa chiamare Isaia, rivolgendosi ai derelitti, ai poveracci che erano in esilio da un po' di tempo, e quasi quasi non speravano più, li incoraggia: verrà il tempo, il momento in cui il nostro Dio interverrà di persona, non solo ci ricondurrà alla nostra patria, ma comincerà a guarire tutti i nostri disturbi, per cui il sordo udrà, il muto parlerà, il cieco vedrà, lo zoppo salterà, quante cose! Addirittura la natura partecipa di questa promessa, il deserto fiorirà, quante belle cose!
sono promesse campate in aria, sono modi di dire, no, sono anticipazione di quello che il Signore Gesù nella pienezza dei tempi è venuto a portarci 2000 anni fa. Il Signore Gesù è venuto a nome di Dio suo Padre a dirci queste cose e a fare queste cose e a renderci capaci a nostra volta di continuare a fare queste cose nel suo nome, dentro lo spazio e il tempo in cui viviamo, in cui sono vissuti, cioè i nostri predecessori, in cui vivranno quelli che vengono dopo di noi, dentro uno spazio, un luogo, un tempo in cui noi continuiamo a compiere queste cose. Perché? Perché alberghiamo nel nostro cuore questa presenza potente, rasserenante, che riempie di gioia il nostro cuore, la presenza stesso di Dio attraverso Gesù Cristo, che non ha esitato a morire in croce per tutti e per ciascuno di noi. E allora, se siamo chiamati a diventare questo tipo di veicolo, di trasmettitori, di testimoni, ecco, lasciamoci rafforzare interiormente da quello spirito che è stato riversato con generosità e abbondanza fin dal nostro battesimo nella nostra vita, nella nostra mente, nel nostro cuore. E quindi dal nostro cuore deve uscire solo ciò che è puro, solo ciò che è pulito, solo ciò che è positivo. Possa la Beata Vergine Maria, i santi di cui siamo particolarmente devoti, compreso San Pancrazio, accompagnarci in questa consapevolezza. Lasciamoci riempire dallo Spirito del Signore, perché depositi sempre e continuamente in noi, nel nostro cuore, nel nostro serbatoio vitale, cose buone, cose positive.